A meno di una settimana da Natale resta un punto interrogativo sul recupero della città di Mascalucia da disputare a Motta. Corre voce che la data potrebbe essere fissata in sabato 22 dicembre. La LND nella serata di questo mercoledì darà indicazioni in tal senso. Non si esclude anche la data di sabato 29. Ultima del girone d'andata, la gara di Motta, che vediamo nelle immagini, durata 75 minuti, poi sospesa e dichiarata conclusa dall'arbitro Buonasera Dienna, vista l'impossibilità di proseguire causa forte vento. In settimana i biancazzurri stanno regolarmente svolgendo sedute d'allenamento e nell'organico a disposizione di Dario Suriano si è inserito anche l'esterno basso Antonino Grasso, proveniente dal Licata, dove ha disputato questa mezza stagione e la precedente, mentre due anni fa ha preso confidenza con i campi di promozione vestendo la maglia del Dagata dopo l'esperienza negli allievi della Catane Soccer. Classe 1999, il longilineo nuovo arrivato rappresenta il terzo innesto per il Mascalucia in questo mercato dicembrino, dopo Cristiano Florio e Ivan Febbraio, soluzioni di un certo livello, sicuramente di qualità, a disposizione di Suriano e in vista di Motta, avversario in larga parte rinnovato con Signorino tra i pali, spampinato in difesa il rientrante Coniglio dall'infortunio, Antonino Messina in mediana, i fratelli Giulio e Grillo, e in vista della seconda parte del campionato che inizierà da Via Grande nel giorno della Befana e proseguirà con la super sfida interna contro la Cicatena, per poi riposare e rituffarsi doppiamente in casa, prima contro il Taormina, telecamere Rai in vista per l'occasione con diretta dal Buonaiuto Somma e poi contro la Gescal. Sono felice di essere qua perché vedo che è una società seria, punta a vincere il campionato. Nel tuo passato c'è la Catane per quanto riguarda la formazione allievi, e poi il Dagata in promozione, e poi sei passato al Licata. È stata un'esperienza sicuramente importante in un campionato di eccellenza. Sì, sono cresciuto molto sia come calciatore che come carattere, sono cresciuto moltissimo. Adesso insomma c'è da affrontare questa scommessa col Mascalucia, dovrai sicuramente sudare per ritagliarti un posto da titolare. Tu sei un esterno, ci dicevi insomma che sei anche un esterno di difesa. Sì, sono pronto ad accettare questa sfida subito per dare il massimo per il Mascalucia, per la società. Tu eri presente a Motta, una partita insomma giocata in condizioni climatiche proibitive, chiaramente insomma non hai potuto dare un giudizio su quello che è il Mascalucia, però insomma le occasioni non sono mancate per poter vincere quella partita che poi di fatto insomma è stata sospesa. Sì, no, i ragazzi, nonostante il campo in terra, il vento, il forte vento, infatti la partita è stata sospesa, però i ragazzi, ho visto che il mister li ha messi bene in campo, hanno giocato bene secondo me. Prima di parlare insomma di un possibile recupero, se traperano indiscrezioni sulla partita col Motta, a te vogliamo chiedere insomma un bilancio di quello che è stato. Tu hai conquistato praticamente 25 punti a partire dalla terza giornata in cui ti sei insediato sulla panchina. Sì, e diciamo che il percorso e la mia prima esperienza è positiva. Devo dire grazie soprattutto ai ragazzi, alla società che mi ha messo a disposizione una ottima rosa e soprattutto il fatto che la società non ha fatto mancare mai niente ai ragazzi, e questo sicuramente mi è stato di vantaggio per raggiungere questi importanti risultati. Chiudiamo 25 punti, difatti erano 28, ma ci sono i 3 punti tolti dal Fiume Freddo che purtroppo si è ritirato. E ancora abbiamo un'altra chance, secondo me, di poter fare il bottino pieno, anche se la partita sarà difficile, che è la partita di Motta, che sabato è stata sospesa. Ad oggi abbiamo pochissime notizie, ma secondo me si recupera prima della pausa natalizia per non andare incontro alla concomitanza del girone di andata. Spero e penso che ci possiamo vedere sabato, perché secondo me al 99% giocheremo sabato o domenica. Quando ha capito la tua squadra che poteva arrivare fino in fondo? C'è stato un momento in questo girone d'andata in cui ha capito che poteva credere veramente nelle potenzialità? Allora, sembra banale dirlo, ma la mia squadra ha capito che aveva grosse potenzialità, non solo tecniche ma anche di gruppo, dopo la partita del Carlentini, che abbiamo, secondo me, stradominato, non me ne vogliono gli amici dei Carlentini, ma che però abbiamo perso per 3-1, e lì il giorno dopo due giorni all'allenamento post partita abbiamo capito realmente che eravamo una squadra che fino alla fine si può ritagliare il suo spazio in questo campionato.
Dario, Florio, febbraio, adesso è arrivato anche Andorino Grasso, problemi di abbondanza o va bene così, ci può stare tutto? Allora, problemi di abbondanza per un allenatore mai, che sarebbe banale dirlo per l'abbondanza un allenatore, e secondo me deve essere sempre felice. Sì, l'ultimo regalo della società è Antonino Grasso, che viene dall'Licata, un ragazzo che ha tantissime esperienze in eccellenza, un under 99 che ci può dare una grossa mano d'aiuto. Allora Dario, fatti portavoce della società Città di Mascalucia e insomma rivolgi gli auguri al pubblico che ci sta seguendo. Allora, in nome di tutta la società Mascalucia Calcio, dei presidenti Giovanni Spina, Cesarotti, e nel nome di tutti i ragazzi, auguro un sereno Natale a tutti e un buon anno.